l'ho visto adesso che stava salendo, ho detto un passaggio cortesemente in modo informale, abbiamo approfittato per presentarlo al Consiglio Comunale. Piacere, grazie. Ben arrivato. Piacere, benessere. Eccellenza, sono consigliere. Bene, a posto. Una bella volta, sì. Grazie. Eccellenza, grazie. Piacere, benessere. Salve. Collega, volontario pure. Per molti è un piacere appunto l'eccellenza, perché quasi tutti qui, la maggior parte appunto siamo dei credenti, tranne qualcuno che può avere un'altra, però siamo tutte persone buone, volenterosi in tutto. Quindi se permettete un attimo, ci sono altri colleghi che volevano salutare. Sì, eccellenza. Dio la benedica. Grazie. Collega Parisi. Bene, noi intanto la ringraziamo appunto del approfittato, perché sto andando dal sindaco, quindi abbiamo... Hai fatto bene a portarlo, diciamo, in questa aula. No, io invece vi dico grazie. Dico, sembra contraddittorio per l'aspetto meteorologico, ma nonostante il freddo molto calorosa, veramente grazie. E poi, niente, io ho visitato 2 minuti appena... E però invece di portare un dono l'ho ricevuto, perché mi hanno fatto assaggiare un po' di pandoro al centro, questo vicino al centro di fornimento di benzina di Vittorio, si chiama Di Vincenzo. La casa di Vincenzo. Il centro che ha fatto il consiglio dell'amministrazione. Ho visto che c'erano dei volontari, c'erano una 25 posti per fortuna Messina ha molti volontari, perché no, questa è una cosa bella, l'associazione Santa Maria della Strada con padre Francesco. Ma questo è il bello, quando si superano tutte le barriere, si affrontano i problemi, perché tante volte ci si schiera dietro le visioni di natura ideologica e i problemi restano problemi. Se invece si rende liberi, sgombri da tutti i pregiudizi religiosi, ideologici, eccetera, si guardano i problemi concretamente, si possono dare risposte alle persone. Non alla gente, la gente è sempre un termine molto vago, alle persone significa uno per uno, no? Cerchiamo di lavorare bene insieme, ognuno, dico, nella sua parte, nell'animazione spirituale, nell'impegno concreto, voi nella pubblica amministrazione, penso che questo genera sinergia, forza, diventa servizio alla popolazione come cosa pubblica, ma servizio alle persone anche nelle loro singole difficoltà. Penso che il vostro è un lavoro veramente prezioso, quindi prima ancora di bisticciare dovete capire se ha senso bisticciare nelle parti politiche, no? Penso, però no. Sa, quando uno bisticcia litiga, poi è più bello perché viene la pace. L'amore è sempre litigarello. L'amore è sempre litigarello, quindi questo significa creare proprio una dialettica capace di generare analisi, ma non bisogna poi bloccarsi, bisogna superare, secondo me. L'amministratore pubblico, penso che questo dovere ce l'ha, perché non è a servizio di sé, ma a servizio della cosa pubblica. Certo. Quindi è quello che vi auguro di fare con cuore. Grazie. E io, dopo che ho detto queste parole, un pochettino mi impegno, poi non facciamo che la Chiesa diventa anche una istituzione da salvaguardare. Non bisogna salvaguardare le istituzioni, bisogna salvare le persone nelle loro difficoltà. Quindi veramente un augurio di cuore. Grazie. E grazie della vostra disponibilità, perché mi dispiace per le spalle che sto dando qua. Ma la voce arriva. Volevo che si avvicinassero, sono impiegati anche che ci aiutano e collaborano con noi. Le volevo dire che tutto questo Consiglio Comunale, tutti insieme, Presidenza e tutti i consiglieri insieme, abbiamo dato un contributo di 30.000 euro per la mensa dei poveri, perché pensiamo agli ultimi, e stiamo lavorando per un contributo di 90.000 euro per il prossimo anno, perché noi pensiamo che tutti hanno diritto di mangiare, per cui ci stiamo muovendo in queste cose. Pistorei, abbiamo dato un contributo di 30.000. Cerchiamo di creare anche le canne, oltre il pesce, no? Ok, grazie. Situazione maoista. Va bene, ma niente, ma se saggezza, perché non coglierla? Altrimenti mi fa piacere.
Siccome ha fatto riferimento a cultura orientale, anch'io un po' ce l'ho, in genere aspetto che i nemici o i cadaveri dei nemici mi passino davanti. No, ma voi non siete nemici, quindi io voglio vedere sempre vivi e spero vivi anche nel dialogo. Scusi, nella casa dove è andato stamattina, ieri sera c'è bisogno di almeno 25 lettini, perché in questo momento dormono nelle brandine. Ho visto delle brandine. E io mi sto facendo promotore assieme a tutti i miei colleghi, dico di appunto comprare questi alloggi pure voi come chiesa. Perché no? Perché c'è tanto bisogno, perché è una goccia nell'oceano quello che fanno i volontari, però c'è tanto bisogno di contributo e molte volte, siccome c'è tanto bisogno di soldini e i mestinesi non ne hanno, trovano difficoltà a mettere quel poco per aiutare gli altri. Se la Chiesa ci aiutasse, allora, la posso confidare una cosa. Ieri sera notavo questo, non so se c'è il padre Santino accanto a me. Ecco. E io ho detto, ma quei lettini. Ecco, io mi ho già parlato con padre Francesco. E la prossima settimana mi fa avere il preventivo di quanto possono costare. Poi io lo dirò a tutti i miei colleghi e poi verrò da lei. Va bene. Va bene? Spero ci impegniamo a fare questo perché dopo no. Speriamo di andare dal vescovo già con i soldi. No. C'è un problema. Ma io non lo chiedo come chiesa, lo chiedo come vescovo. Sì, dico, ecco. c'è un problema vero. Bisogna affrontarlo. Grazie. Intanto è una goccia. Una goccia, grazie. Va bene. Giovanna, su questo argomento dovremmo interpellare l'esercito italiano. L'esercito italiano ha delle perché hanno delle brande in disuso perché li compriamo. Ormai ci siamo quasi, siamo tanti. Facciamo fallire. Era una cosa riservata per gli stipendi del disoccupato dell'Europa. Che è chiuso. Sì, nel passato a me a Siracusa qualche albergo mi ha dato proprio lettini, materassi, addirittura antincendio che per una collettività a resistenza Rei 60, Rei 30, una cosa del genere. Quindi magari se fumavo qualcuno una sigaretta non ti dia fuoco. Ecco. Ma troviamo. Lei conosceva Messina? Da via dall'uscita perché è importante conoscevo io Messina da via Boccea per i Boccea. Giusto per il quello. Passaggio poi l'ho conosciuta circa 40 anni fa ma perché escursione di fughe notturne dall'Ignazianum perché ero giovane sacerdote e allora studiavo pastorale e la sera facevamo qualche passeggiata così. Beh. In orari consentiti e anche a volte non consentiti sono anche quindi questo. Poi la realtà ecclesiale, la realtà della società civile con tutte le problematiche eccetera la ignoro totalmente, quindi in questo momento sono libero da ogni forma di precomprensione. Questo significa che sono libero, posso parlare senza nessun problema e rischio di compromettermi con grandi problemi. Quindi, ma dobbiamo organizzare un incontro anche informale, certo, con i consiglieri. E così evitiamo ogni forma di pregiudizio, me lo creo il pregiudizio. Quando volete, come volete, io... Presidente, informale, così, perché vedo, insomma, tanti consiglieri sono ansiosi di parlare, di comunicare. No, ma perché tante no? Cose che allora, viviamo. Io quello che sto chiedendo al Signore... E quindi può essere un'occasione, data la sua apertura, ecco, questo è il primo segno che noi vogliamo. Chiedo al Signore come grazie di sapermi mettere in ascolto, perché se non si fa spazio non si può accogliere nessuno. E lo spazio si fa... con un po' di silenzio per ascoltare le varie realtà. Non significa che risolviamo tutto, perché ieri dicevo in conferenza stampa vorrei evitare la sindrome del vescovo Don Chisciotte, nonostante lì c'era scritto con accolla, c'era un... Con accolla. Messina De Colla. Speriamo che non tracolla. Perché... questo... Uno, due, penso che sia anche importante che ognuno ha un ruolo ben preciso, cioè quando si cammina insieme, perché se già qualcuno resta indietro, qualcuno va in fuga, o c'è protagonismo o addirittura c'è emarginazione. Io penso che una società è bella quando sa camminare insieme, quindi c'è gente che sa pazientare
è gente che sa condividere anche la lentezza degli altri, non assecondarla. Certo, condividere certo. Significa rispetto capire. Dei tempi altrui. Quindi il mio desiderio è questo. Le ci riuscirò. Una persona e le genti. C'è un documento della Chiesa di gentes sulla missionarietà. Sì, 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 sì. Questo potrebbe essere uno spunto, un punto di partenza. Possiamo prendere la disponibilità piena, la promessa tutta, la capacità di realizzarla. Beh, spero di non fare brutta figura, ma no, credetemi che veramente la buona volontà c'è. Certo, in questo periodo sarò assaltato perché... No, non abbiamo il tempo appunto magari... No. Noi l'avremmo, io l'avrei chiamata, io l'ho detto poco stimolate fa... Stimolate pure non... tranquillamente, problemi non ce ne sono. Dove si arriva si mette segnale, però... Bella questa, dove si arriva si mette segnale. Ma d'altra parte è chiaro, il Vescovo l'attendavate da un anno e più. E tutte le vicende del mondo della società civile, voi sapete benissimo, non Messina, ma un po' ovunque c'è gente che ci specula persino dietro le povertà e fanno diventare la povertà motivo di vanità o addirittura oggetto da strumentalizzare, di speculazione. Di ricchezza. Ecco, cerchiamo. Ricchezza in... che ha sdoganato tanto pensiero. Noi dobbiamo cercare percorsi di fedeltà all'uomo, perché la fedeltà all'uomo è fedeltà a Dio. Questo lo dico da credente, da vescovo. Dio si è fatto piccolo, significa assunto pienamente la nostra dimensione umana di fragilità. E mi sembra che questo è un segno molto forte all'interno di quella che è la spiritualità cristiana. Ne possiamo fare tesoro, nelle varie forme, nei vari modi, ma ne possiamo fare tesoro come dato antropologico, come dato sociologico, a prescindere dalla professione di fede, no? Ma di questo possiamo farne tesoro. Se lei mi fa una carezza, perché? Perché bionda per forza mi deve sedurre, ma chi l'ha detto? Non può essere un gesto spontaneo che ci abbiano di fare, perché non deve essere bello. No, perché dobbiamo fare gli scandalizzati per mestiere. E se lui porta la sciarpa rossa, forse è comunista spiegatato, non lo so. No, proprio lui no. Democratico no. Proprio lui no. Ma e magari si sta buttando a sinistra. E magari glielo fosse, dico, ma tutto quello che dice è tutto sbagliato. Niente proprio, niente c'è di buono. Ma e se un vescovo parla è tutto buono, sa quante stupidaggini dice nel contempo, e quelle si scartano, no? Mi sembra una cosa. Ma comunque grazie, siete affabilissimi, buoni, bravi, gentili. E qualcuno mi ha detto, io dicevo, dico, mi vogliono bene senza che mi conoscono, e qualcuno mi ha detto, proprio perché non ti conosco. Comunque rimane pure qui dopo, che sono buoni con lei, ora però con me non lo so. Chi loro? Sì, appunto. Lei la faccia, lei ha la faccia di essere perseguitato. Una buona giornata, buon lavoro, grazie.